Allora, oggi siamo stati qui a presentare il progetto della Fondazione Caritas Zammecchio del Tronto nell'ambito del bando per la lotta alla povertà economica e sociale, una misura di un progetto da 125.000 euro sostenuto per 100.000 euro dalla Fondazione. È stata una conferenza stampa particolarmente apprezzata per quanto mi riguarda, perché si stava presentando tutti i soggetti hanno partecipato a questo bando e quindi abbiamo avuto modo di ascoltare le voci e di vedere i volti di chi opera in prima linea. Sono Fernando Palestrini, il vicepresidente della Fondazione Caritas San Benedetto del Tronto ITS. Oggi abbiamo presentato il progetto Reti di Solidarietà, dove alcune associazioni si sono messe in rete per cercare di dare una risposta al fenomeno della povertà, che è un fenomeno sempre crescente. Ho citato primi dati anche a livello nazionale di Caritas italiana, e fra le tante cose la cosa più preoccupante è che si è rotto l'ascensore sociale, cioè oggi chi nasce povero ha poche possibilità di in qualche modo di riuscire a risalire in questo ascensore sociale. L'impegno nostro, oltre a quello di pagare bollette, pagare affitti, è quello di cercare di aiutare queste persone nella totalità, quindi cercare di dare una mano anche di vicinanza rispetto alle problematiche che vivono.